para para pa para 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 pa para para para. Carissimi amici, questi video tutorial sono rivolti soprattutto a quei ragazzi che non sanno suonare benissimo la chitarra. Quindi in 8 canzoni è normale che ci siano degli accordi un po' difficili, ma per ognuno di loro ci sono delle alternative oppure dei metodi per impararli bene. Il primo è il sol settima più, che ha una posizione molto simile al sol settima. Basta spostare il dito indice della mano sinistra dal primo al secondo tasto, dunque a casa non fate altro che esercitarvi poggiando il sol 7 e poi spostate il primo dito, il dito indice della mano sinistra, dal primo al secondo tasto, cercando di memorizzare questo nuovo accordo che troverete nella canzone Imagine. Poi troveremo un accordo difficile perché con il barré, che è il Si maggiore, si fa così. Ben inteso che potete serenamente sostituirlo con il Si settimo. In questa maniera. Oppure, esattamente come la posizione della maggiore, spostato in avanti di due tasti e aggiungendo il dito indice della mano sinistra sul secondo tasto. Un altro accordo che è un po' difficile, soprattutto per chi suona da poco, è il Fa maggiore, perché ha il barré, che è quella tecnica che prevede di schiacciare con un solo dito sei corde contemporaneamente. Il Fa maggiore ha questa posizione. Bene, per farlo in maniera semplice, possiamo semplicemente poggiare il dito anulare sulla quinta corda terzo tasto, sotto il mignolino, e poi di conseguenza il dito medio sulla terza corda secondo tasto e dito indice sulla seconda corda primo tasto. Grazie e buono studio. Ma tutte... para, 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 para.